Spostare l'obiettivo su quello che succederà sul campo. Quindi per cui per io, la nostra dovrà essere una partita di grandissima personalità. Entriamo in un campo impegnativo, un ambiente impegnativo, però è una partita che vale tutto. Hai avuto la percezione dell'entusiasmo che si è creato dopo la partita con la Latina? Cioè, è arrivato qua a Peschiera perché c'era un ambiente depresso a Fabio dopo quello che è successo. Però questa partita già gasate, forse anche su queste emozioni, no? Si può preparare una partita, si può preparare una gara e forse anche una stagione. Noi abbiamo iniziato, però per me è già passato, la Tina è già passata, noi dobbiamo proiettarci su quello che è Salerno, la partita di Salerno. E perché dico una partita di grande personalità? Perché è la prima partita fuori casa che facciamo, la prima partita che la squadra si dimostra, deve dimostrare il proprio valore anche lontano dal Bentegodi. L'entusiasmo è necessario, ma noi dobbiamo continuamente alimentarlo. Alimentare questo entusiasmo con l'atteggiamento giusto. E quale sarà l'atteggiamento giusto? Anche e soprattutto fuori casa, soprattutto alla rete, soprattutto in un ambiente particolare, perché noi abbiamo bisogno. Verranno i nostri tifosi, mi auguro che potranno vedere la partita e starci vicino e dimostrare che noi il nostro atteggiamento sarà sempre migliore. Ho notato una cosa, no? Ti ho seguito tutte le amichevoli, dopo tutte le amichevoli, dopo tutte le partite di Coppa Italia. Tu sei sempre stato alla fine della partita molto contento della tua squadra. Cioè, l'unica partita in cui hai detto che no, dobbiamo migliorare molto è stata dopo la partita con il Latina, che francamente è stata una partita perfetta. Lì è stato un calcolo, era quello che sentivi in quel momento, stavi già pensando a questa con la Salernitana? No, scusami, no. Ho fatto questa domanda perché poi ho notato che proprio in quella... No, perché io lo ripeto, il nostro deve essere un continuo, una continua crescita. Perché il Latina già per me era passato e se vogliamo vincere e dare dimostrazione di forza bisogna farlo cercando di commettere sempre gli errori. Dobbiamo farlo velocemente perché il campionato è quello che è e gli avversari crescono. Per me l'entusiasmo è importante che ci sia, importante l'entusiasmo va alimentato, quello che è fuori bisogna alimentarlo e alimentarlo con l'atteggiamento. Atteggiamento giusto. Noi sull'atteggiamento non posso dire nulla, poi dobbiamo migliorare tante altre cose. Quindi non era assolutamente un calcolo, era quello che pensavo e il messaggio che deve essere quello che è per la nostra squadra è di continuo voler continuamente alzare l'asticella se vogliamo crescere e vogliamo dare un'impronta al campionato. Senti, allora dov'è che deve migliorare calcisticamente questo Verona? A un osservatore esterno questa partita è stata quasi perfetta per me. Allora, dimmi te, adesso qual è questa asticella? Voglio una continua consapevolezza della nostra qualità, la squadra ancora più consapevole delle emozioni, di quello che vive durante la gara. È vero che rispetto a Foggia, rispetto alle prime partite, c'è stata una migliore gestione, abbiamo commesso meno errori in fase di ripartenza, tante volte che ci sono, ma adesso è una squadra sempre più consapevole, dei propri mezzi, ma consapevoli della partita che vive. Cioè forse che ci siamo fermati, cioè abbiamo quasi, ci siamo un po' contentati. No, chiaro, non è quando ho parlato che siamo calati, perché non c'è stato un calo, vedendo anche i dati fisici, e siamo, voglio una squadra consapevole dei momenti, che quando c'è da soffrire si soffre insieme, e questo no, e quando c'è da andare col piede sull'acceleratore bisogna far danno, bisogna far dolore. Questo è, bisogna essere concreti. Questo è.